Ciao a tutti, oggi volevo mostrarvi come effettuare con il Bay Dye una Robin Hip Carry, una legatura un po' particolare che spesso è utilizzata con la fascia ma raramente col Bay Dye, ma io trovo abbastanza comoda per portare sul fianco. Non riuscirete a farla con tutti i Bay Dye, normalmente con una marita sì, perché dipende dalla lunghezza delle fasce e anche dalla loro ampiezza. Io userò una marita Colorful Nature, trovate nei commenti grammatura e composizione, e iniziamo subito. Iniziamo a legarci sul mezzo fianco il nostro Bay Dye, doppio nodo perché tanto non andiamo più a toccare quest'area, e vedete che l'ho messo in stile apron, quindi all'ingiù, con il pannello all'ingiù per andare ad avvolgere meglio il mio bimbo. Vado a prendere il bimbo. Facciamo sedere il bambino sul pannello, alziamo il pannello e ci prendiamo tutto il tempo necessario per avvolgere bene il corpo del bimbo. Ecco qua. Tendiamo proprio, tendiamo praticamente la parte bassa per non avere pieghe sul corpo del bambino e quindi per evitare poi eventuali sprofondamenti. Possiamo poi ruotare un pochino di lato il nostro piccolo e andiamo a effettuare la legatura. Quindi, sostenendo il bambino, andiamo a prendere questa fascia, la fascia dietro. Portiamo sulla spalla, apriamo già bene. E la lasciamo cadere sul davanti. Prendiamo l'altra fascia, quella davanti, la portiamo sopra a quella che scende dalla nostra spalla e risvoltiamo quella con cui non stavamo lavorando, quella che viene dalla spalla dietro. Blocchiamo entrambe le fasce, quindi possiamo tenere davanti con quella in cui, che stiamo usando per sostenere il bambino e dietro in mezzo alle gambe. Andiamo a lavorare un po' con questa fascia. Possiamo supportare il peso del bambino e semplicemente tirare tutto oppure tirare proprio zona per zona. Orlo, orlo e orlo e blocchiamo. Andiamo a lavorare quella dietro, quindi possiamo bloccare eventualmente quella davanti in mezzo alle gambe. La fascia dietro cosa fa? Passa di nuovo in diagonale. Mentre passa in diagonale, la sto sostenendo con la mano opposta rispetto alla spalla su cui si poggia la fascia, andiamo a aprire bene, a distribuire bene. Ovviamente avremo meno stoffa che con la Robin Hip Carry eseguita con una fascia tessuta intendo. Ce l'apriamo bene sulla spalla e la lavoriamo. Eccoci qui. E poi cosa facciamo? Arriviamo in diagonale sul corpo del bimbo per sostenerlo meglio. Avvolgiamo bene il sederino e facciamo un nodo sotto al sedere. Raramente vi capiterà di poter effettuare un giro intero anche con il lembo che vi trovate frontalmente, quindi passando sopra e sotto la bambina, ma può essere che ce la facciate. Io sono anche abbastanza alta, quindi faccio più fatica. Vedete che io arrivo giusto giusto, quindi sono comunque riuscita a passare sopra. E allora andiamo anche a lavorare un po' con questa fascia. Sopra sederino, sopra una gambina, quindi incrociando sotto il sedere, e sono riuscita ad arrivare a fare tutto il giro sulla schiena. Quindi posso fare il mio nodo davanti e avere ancora l'incrocio sotto il sedere. In alternativa, se le vostre fasce non arrivano, potete legare direttamente sotto il sederino. Io faccio un nodo qua. Doppio nodo perché la legatura è terminata.
E allora possiamo prenderci eventualmente ancora un secondo per sistemare le fasce sotto al sederino del bambino, possiamo prenderci un secondo ancora anche per aprire. E legatura effettuata, Robin hip carry con il Vedai e buon portare a tutti.